Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. Nella scorsa parte era successo di tutto, eravamo stati sconfitti, eravamo caduti in un cratere, diventati un blocco di ghiaccio. Vi assicuro, non potete perdervela, quindi se non l'avete vista andatevela a vedere perché è fantastica. Ed ora, dopo essere appunto caduti in questo cratere e aver perso, come spesso abbiamo perso anche in altre zone dove magari con i carrellini della miniera cadevamo in alcuni burroni e respawnavamo semplicemente lì vicino, qui invece siamo respawnati in questa casa. Per la precisione nel letto, stavamo dormendo e abbiamo già sgrafignato un oggetto nascosto che c'era qui. Infatti qui abbiamo appunto cercato eventuali oggetti nascosti e ce n'è un altro là. Dobbiamo capire cosa ci è successo, chi ci ha salvati soprattutto. Quindi andiamo subito all'interno di questo video e vi invito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre a commentare, o meglio, oltre a condividere il video. Uno spinner di fuoco qui, ok. Da questa parte non c'è nulla. Però vorrei interagire con queste cose, sembra un vichingo. Anche solo vedere questa ferraglia mi fa sentire protetto. O meglio, i vichinghi non avevano le corna, questo lo sappiamo, non avevano i classici elmi con le corna con i quali sono stati rappresentati per parecchio tempo. Abbiamo trovato un elmo vichingo, gliel'abbiamo proprio rubato, non è che l'abbiamo trovato. I cristalli non si fermano. La valle è invasa e pare solo a me o sembrano più grossi, più scuri, più volatili di prima? Si mette male, il mio dovere è di proteggere questa città ad ogni costo. Ogni costo! Però non posso evitare di chiedermi, da dove arrivano? Perché sono qui? E cosa più importante, chi devo ammazzare per liberarmi di loro? Ok, mi piace il suo approccio. Chiunque gli sia. Proviamo a uscire. Ah, siamo ad Alavi, qualcuno ci ha portato alla città che dovevamo raggiungere effettivamente. Abbiamo Coromon, mezzi malconci, facciamo questa roba qui, che mi dà fastidio averlo lì. Che... ah bene, completato anche questo, scopri 100 specie di Coromon. Sono 114 in tutto, vi ricordo, quindi siamo vicini a averle scoperte tutte. Non c'è nessuno strumento nascosto qui, però c'è una signora, Hilda o Helda. Questi fiori faranno un figurone al festival di metà inverno di stasera. Non vedo l'ora che i preparativi siano tutti finiti. Festival di metà inverno mi ricorda il festival di metà estate, che mi ricorda Midsommar. Era meglio non ricordarmelo. Allora, qui piantiamo. Direi di piantare degli altri frutti bear. Vai. E fa sempre comodo avere più esperienza. Anche se ormai la squadra è abbastanza delineata, eh. Ah, qui si va sul ghiaccio di nuovo. E lì in mezzo c'è una chest di... una chest d'oro. Vorrei prenderla, vorrei provare a prenderla. Proviamo a risolvere questo enigma. Allora. Ah, quello ci blocca, perfetto. Questi non possiamo leggerli. Allora, per risolvere quell'enigma... solitamente io provo ad andare a ritroso per risolvere questo tipo di enigmi, ovvero io devo arrivare lì. Il che vuol dire che devo arrivare contro. Ok, contro lì. O meglio dall'altra parte, perché di qua è impossibile arrivarci. Arrivare contro quel buco lì. Questo qui, aspetta, ho il mouse per potervelo far vedere, quindi non vedo perché non usarlo. Eccolo qui. Arrivare in questo buco qui, no? Quindi io devo partire da qui e arrivare qui. Per arrivare qui, devo tipo andare giù da qui. In teoria, no? Devo trovare il modo di arrivare lì. Magari partendo proprio dall'altra parte, tipo da qui. No, da qui si fa la stessa cosa, praticamente. Però forse arrivando da qui così... aspettate. Tac, fatto. Olè. Torta velocità L, torta difesa speciale L, torta attacco speciale L. Speravo in qualcosa di meglio, sinceramente. Anche se vabbè, l'enigma non è che fosse così particolarmente impossibile da risolvere. Qui non c'è nulla. Oh oh, qua c'è proprio la città vera e propria, allora. Torniamo su, vediamo cosa c'è sopra, allora. Prima di andare qui sotto. Tra l'altro, zona superiore che si può raggiungere solo in questo modo, pattinando sul ghiaccio, un po' strano. C'è uno strumento. Un frutto cranny, ok. Nessun altro strumento. E qui c'è un'altra casetta. C'è una signorina lì. Qui c'è un altro vaso. Piantiamo un frutto mul qui. O meglio un frutto giuba. Vai.
Qualcosa da rubare qui dentro? Oh, sì. Eccoci qui. Fiocco grosso. Altro strumento. Torta PS. Torta PE. Oh, delle torte più interessanti. Qui abbiamo uno specchio, va bene. Sigrid. Ah, sono così esaltata. Lo spettacolo di stasera sarà sicuramente fantastico. Si canterà, si ballerà, si pattinerà sul ghiaccio e... Ma devo concentrarmi, altrimenti i loro costumi non saranno pronti in tempo. Va bene. Quindi qui non c'è quasi niente di interessante, a parte appunto quegli strumenti che abbiamo preso. E possiamo scendere allora. Vai, andiamo verso il basso. Eccoci qui. E andiamo nella città vera e propria di Alavi. Non ci sono strumenti nascosti qui. Qui. Neanche. Entriamo nel centro addestratori. Salve, infermiere. Sì, curiamoci Coromon. E non c'è il piano superiore qui. Attenzione, quindi qui non abbiamo funzionalità particolari. Scendo solamente al piano inferiore per vedere se magari c'è qualcuno che parla o qualcuno che ci dà degli strumenti, ma non credo. Non c'è niente qui, infatti. Ok. Quindi scendiamo. Qui c'è il market e qui abbiamo un altro oggetto. Spinner marino. Va bene. Entriamo nel market giusto per vedere com'è, ma penso sia uguale a tutti gli altri. Infatti non c'è nemmeno nessuno con cui parlare. Che tristezza di città questa, ragazzi. Capisco che sia un villaggio alpino, però insomma, c'è in giro nessuno. Boh. Qui abbiamo una casetta, entriamoci. Vai, rubiamo un po' gli oggetti qui. Torta attacco speciale. Non c'è niente. È solo roba per cui piantare. Ok. Piantiamo quindi. C'è anche un obiettivo qui nel gioco su Steam che ci dice di piantare in ogni zona possibile. Boh, io se trovo dei vasi li pianto, quindi se poi questo obiettivo si sblocca bene, se no amen. Ciao. Ciao. Come, scusa? Com'è che si chiama sto tipo? Gunnar. Ok, ricordiamoci di un certo Gunnar che ha un dialogo un po' strano. Vediamo un po', eh. Ok, allora c'è un Cub Zero. Strumentino ne lascia. Mossa istantanea 63, vediamo cos'è. Oggetti, dovrebbe essere qui. Mossa istantanea 63. È l'ultima? No. Ah, frenetico. Non mi interessa. Mi interessa proprio per niente. Ehi tu, ti sei svegliato? Eccoli lì, fieri. Vieni, unisciti al nostro accogliente focolare. Ciao, dove siamo esattamente? Sei nel remoto villaggio conosciuto come Alavi. Come ti senti? Starai ancora tremando, immagino. Mio marito ti ha trovato nell'acqua ghiacciata. Spero che la nostra dimora ti abbia tostato a sufficienza. Avevo acceso anche la stufa a legna. Era diventato caldissimo, tutto sotto controllo, ovviamente. Oh, davvero? Sì, era molto caldo, grazie. Beh, io è una lunga storia, ma devo trovare il titano di questa terra. Come faccio a tornare di nuovo sulla montagna? O tornare lassù? E cosa farai se dovessi cadere in un altro crepaccio ghiacciato? Quei buchi continuano ad apparire su tutta la montagna, così come questi strani cristalli. No, non ti lascerò andare lì da solo finché non ci assicureremo che tutto sia privo di pericoli. Allora vieni con me, no? Ho davvero bisogno di arrivarci il prima possibile. Certo, avevo comunque intenzione di andarci per riparare tutte quelle fosse, ma non puoi aspettarti che lo faccia a stomaco vuoto. Oggi è il solstizio d'inverno, si stanno preparando tutti per la grande festa. Unisciti a noi e fatti anche tu una bella scorpacciata, c'è cibo in abbondanza. In realtà alcuni abitanti del villaggio sono dei perfezionisti, potrebbero aver bisogno di aiuto per finire tutto in tempo. Prima mangiamo, prima Jarl potrà aiutarti a riprendere il tuo cammino. Perché non sfrutti il tuo entusiasmo per aiutare i nostri concittadini, o meglio i nostri cittadini, con i preparativi? Certo, cosa posso fare? Ognuno ha dei bisogni particolari, diversi dagli altri, meglio chiedere un po' in giro. Sono sicura che alcuni di noi apprezzeranno il tuo aiuto. Ok, chiederò in giro. Ok, abbiamo quindi questa missione. Tu hai qualcosa? No. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Cosa c'è che non va?
Volevo solo aiutare, sai, aiutare i grandi per essere gentile, costruendo il miglior pupazzo di neve in assoluto. Cosa ne pensi? Bello, è carino? No, non lo è, non l'hai nemmeno guardato bene, vero, vero? Infatti non l'abbiamo manco visto. Come fa ad essere bello senza naso? Purtroppo le carote qui non crescono e la mamma dice che sono troppo piccolo per andare nell'altra città. Senza un pupazzo di neve come si deve, la festa non sarà mai perfetta. Ok, dobbiamo trovare una carota. Per questo bambino qui che vuole costruire un pupazzo di neve. Diamo un'occhiata in giro, eh? Ah, beh, ma lì c'è un pupazzo di neve con la carota, scusami. C'è modo di andare, però. Ah, però non posso salirci. Ok, infatti non ha senso questa zona. Qui c'è un altro strumento. Tortapiè, va bene. Qui sopra non posso passare. Nessuno strumento invisibile, possiamo andare però sotto. Aha, trovato. Essenza glaciale. E qui però non si va più da nessuna parte. Ok, torniamo su allora. Anche questo pezzo di ghiaccio è solamente fatto per andare lì. Perfetto. Qui non si può passare. Strano. Molto strano. Vediamo, eh. Da qui però sì. Ok, niente. Ah, di nuovo nell'ascia. Frutto dip, va bene. E qui posso scendere in qualche modo, sì. Ok. Salve. Torna indietro ora, amico. Questo è il sentiero più pericoloso di Velua. Ah, davvero? Pericolo più avanti, solo guerrieri esperti. Cos'è la grotta celeste di Velua? Che qui non si può andare da nessuna parte, o sbaglio? Tutto bloccato, no? Mi sa di sì. Mi sa che proprio non si possa andare da nessuna parte qua. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, immagino. Ah, posso anche tornare magari indietro più velocemente. Così, sì. Ok, uno shortcut per tornare indietro. E ora devo chiedere agli abitanti del villaggio di essere. Di lasciarsi aiutare praticamente. Andiamo a chiedere al tipo che abbiamo visto qui prima. Lui. Sì, io sono colui che chiamano Gunnar Gunnarsson. E tu chi saresti? Io sono Glacial, sono qui per aiutare con i preparativi per il festival. Gunnar Gunnarsson non ha bisogno di aiuto esterno. Gunnar Gunnarsson sa prendersi cura di sé. Se Gunnar Gunnarsson volesse aiuto, chiederebbe a suo figlio Gunnar Gunnarsson Son. Ma. Boh. Va bene. Quindi dobbiamo trovare suo figlio. Di qua però non si va da nessuna parte. A lei non avevamo parlato, giusto? Tieni, assaggia. Cosa. Oh. Oh, speravo che almeno a te sarebbe piaciuta. È il primo anno che provo a riprodurre la vecchia ricetta di famiglia di mia madre, ma credo che non funzionerà senza avere esattamente gli ingredienti giusti. Lei raccoglieva sempre i funghi migliori da queste parti, ed eccomi qua che cerco di usare roba vecchia. Dovrei vergognarmi. Che funghi ti servono di preciso? Potrei raccoglierli io per te. Davvero? Sarebbe fantastico. Sono sicura che le papille gustative dei cittadini te ne sarebbero molto grate se potessero dirtelo. Mi servono solo 5 funghi piccanti e questo stufato sarà finalmente all'altezza della vecchia ricetta di famiglia. E in più ci terrà caldi tutta la notte. Ok, abbiamo 5 funghi piccanti noi. Ne avevamo presi un po', eh. Sono qui? Non credo. No. Sono in pietre, i funghi. Nemmeno qui. Sono in salute allora? Non penso. Scusatemi, dove sono i nostri funghi? Che avevamo preso con tanta cura? Ah, in gadget. Ok. Ok, me ne manca uno di fungo piccante. Fungo rosso. Quindi dobbiamo prendere un altro fungo piccante. Dobbiamo prendere una carota. Che penso sia Villa Fie. Potrebbe essere a Villa Fieno. La carota. Mentre quassù. Non l'abbiamo ancora esplorato, vero? Ah, di qua si va al passo di Fresia? Picco gelo, no, è un'altra zona. Esploriamo, perché qua.
Però qui c'è un pupazzo di neve. No, spinner ghiaccio, non abbiamo preso la carota. Ok. Salve. Me ne rimane soltanto uno. E poi avrò ogni Coromon perfetto nella regione di Velua. Tutti! Oddio, qua sto impazzito. Ma è così freddo qui. Ci sono stato per giorni, settimane forse. Ma per favore, mi servono solo un paio di essenze potenti. In cambio potrei avere uno dei miei Coromon perfetti di riserva. Ok, vai, prendili. Potrà tornare a casa con un Blitzburg perfetto in tempo record. Manteniamo la promessa, infatti. Guarda questi preziosi Coromon perfetti. Scegli quello che ti piace, che ti colpisce di più. Lunar Pupo Togi o Gupurgi? Lunar Pupo ce l'abbiamo già il nostro Ecliptor. Quindi non vado a sostituirlo. Sono tre Coromon di tipo spettro. Prendiamo Togi. Bene, è ora di tornare ai miei affari. Oggi potrebbe essere il giorno in cui finirò la mia collezione di perfetti una volta per tutte. Ok, tu? Mi dispiace, ma al momento non posso lasciarti passare. Jarl è là fuori a scovare eventuali minacce. Che quindi non si può passare nemmeno di qui. Ok, iniziamo ad avere perlomeno un'idea di questa zona. Probabilmente sotto si va al Fresa Pass allora. Perché diamo un'occhiata alla mappa del mondo. Passo di Fresia, infatti qui a sinistra allora si va a Passo di Fresia. Sotto si va in un'altra zona, probabilmente la zona finale del gioco, immagino. E sopra ci sarà il monte, magari il monte in cui dobbiamo andare. Ok. Torniamo al centro addestratori, anzi prima andiamo a parlare alla tipa qui, che sicuramente avrà bisogno anche lei del nostro aiuto, quella che fabbricava il costume. Salve, serve aiuto con le preparazioni per il festival? Oh, ma cosa sono quegli stracci? Scusami, che scortese. No, non mi serve aiuto, ma forse posso aiutare te. Quegli abiti non sono adatti a questo clima. Ecco, prendi questo coupon, l'ho ricevuto quando mi sono trasferita. Quanti anni saranno passati? Sono una brava cucitrice, quindi non mi è mai servito. Ma tu puoi usarlo per prendere un bel cappotto caldo al mercato locale. Che coupon per il cappotto, precisamente quello. Ora devo continuare a cucire, i pattinatori devono splendere stasera. Ok. Va bene. Abbiamo preso anche il coupon, quindi direi di andarlo a spendere. Tanto il market è vicino al centro addestratori. E poi ci teleportiamo. Ci teleportiamo assolutamente. Qui dentro non c'è nessuno, vero? Qualcuno non c'è venuto. No, ok. Ok, poi ci teleportiamo allora. Non si va di qua, si va giù. Fa un casino orientarsi in questa città. Carino che l'abbiano fatta tutta dislocata su diverse cose, però è un po' difficile orientarsi. Andiamo a prendere il cappotto prima di tutto. Così ce lo mettiamo. Vediamo se ci sta bene. Salve. Ciao, mi è stato detto che questo coupon può riscattare un bel cappotto caldo, è così? Perfetto, parte in automatico la missione. Sì, forse quando mio nonno gestiva ancora questo locale. Prima distribuivamo cappotti gratuiti a tutti i nuovi residenti, ma quella politica è stata bandita secoli fa. Ah, grazie. Ma non agitarti, vendo ancora bei cappotti invernali, pronti a riscaldarti come si deve. Vediamo, questo ti costerà 50.000? Eh? Col cacchio. Niente soldi, niente cappotto, è la politica aziendale. Ma quest'anno è molto freddo, più freddo del solito. Non è per caso un Blobby, vero? Il solo fatto di averne uno attorno mi rassennerebbe all'istante. Quindi si potrebbe scambiare un Blobby per il cappotto. Blobby ce l'abbiamo. L'abbiamo catturato uno, giusto? Vai, facciamo questa cosa allora. Per ottenere il cappotto. Dovrebbe essere qui nel mio box. Ritira Coromon. Era uno degli ultimi che avevamo catturato lui. Blobby, appunto. Però è potente, col cavolo che glielo scambio, un Coromon potente. No, questo col cavolo, va. C'ha pure Termosifone. Allora facciamo così, nel frattempo andiamo a completare le altre missioni, va. Allora, andiamo a Pouburi. Vai. E prendiamo un fungo piccante.
Che strano tornare qui dopo tutto questo tempo, eh? Ok, andiamo a prendere il nostro fungo piccante. Vai. Ok. Sono quelli rossi che ci servono, ricordiamocelo. Gli altri beh, li prendo se capita, però diamo la precedenza a quelli rossi. Mettendo avanti Cryptor, così non troviamo ancora mosse selvatici. Romperebbero solo le balle. Ok, lì ne abbiamo uno rosso. Aspettiamo che maturi. Qui sopra non abbiamo molti rossi qui, effettivamente. Ah, appunto, Cryptor non sei molto utile, eh. Anche perché ricordo che il tempo passa. Fuga. Ma scusami? È Cryptor? Ha un Weasel potente però. Non me ne frega assolutamente niente, sai. Potere lunare. Vai, addio. Beh, 1300 punti esperienza per Cryptor comunque valgono qualcosa. Fosse stato perfetto l'avrei preso. Eccolo qui, fungo piccante. Ho preso tutto quello che dovevo prendere, quindi me ne vado. Anzi, magari aspettiamo per un altro fungo. Ma no, dai, non ci interessa per ora. È inutile rimanere qui. Niente, Ecliptor non funziona più. Oh, però potente lui. Pibio potente, quasi quasi me lo prendo, eh. Quasi quasi me lo prendo. Addormentiamolo. Ecco fatto. E proviamo a catturarlo con uno spinner marino, vai. Perché non posso colpirlo con nessun attacco, probabilmente lo shotterei. Ah, si è liberato. E si è pure svegliato. La difesa speciale è aumentata. Però no, con lui lo uccido con qualsiasi attacco. Ecco cosa serviva a Patterbite squadra. Per queste situazioni. Mandiamo Rhinobuzz. Dopo paralizzarlo. Nubifragio non dovrebbe colpirci praticamente. Vai, Taser. E paralizzato. Continua a diminuirci la precisione, ma noi vogliamo solo. Non possiamo colpirlo, ragazzi. Cioè, non possiamo colpirlo con niente. Forse con un attacco di tipo fuoco, ma no, nemmeno. Ghiaccio super efficace. Dobbiamo tirargli solamente un po' di spinner. Sperando che entri solamente per la paralisi, ma è tipo impossibile. Appunto. Che un bel Fibio potente non sarebbe male. Anche perché sbaglio, non abbiamo ancora visto la sua terza evoluzione. Penso ce l'abbia. Però non l'abbiamo ancora vista. Mentre lui continua a usare sto stoicismo qui. Che aumenta la difesa speciale al massimo. Che ha più 3 di difesa speciale lui. Boh, va bene, contento lui. Spinner argentato, proviamo. A questo punto del gioco gli spinner argentati non erano ancora così comuni, eh. Oh, preso, buono. Diamo un'occhiata al suo potenziale. 19. Mica male. Questo potrebbe diventare perfetto se potenziato. Ok, ha pure un nubifragio che non è male. O meglio, umidificatore. Lo tengo, ovviamente. E non gli do un soprannome. E lo avvio a deposito. Comunque ancora un uomo potente non si butta via. Un coromo potente che ha senso usare, cioè Bisol anche sti cavoli. Ok, ritorniamo quindi a Poburi per il teletrasporto. Perfetto. Così possiamo teletrasportarci. Magari possiamo andare a Villa Fieno, vedere se qui possiamo prendere una carota per il naso del pupazzo di neve. Se no non saprei dove andare sinceramente per prenderla. Non so più è possibile prenderla.
Allora, cos'è questa stella che ho qui sopra? Ah, ok, il bulletto. Spaventa e Coromon selvatici, che sono più deboli. Infatti sono usciti tre Coromon potenti praticamente prima. Non ci sono delle carote qui? Nessuna carota, vero? Però posso far così per vedere se mi ero lasciato indietro magari degli strumenti nascosti. Ma non sembra. Qui c'è la biblioteca, ma niente da fare. Lì non penso ci si possa fare nulla. Ma non credo che si debba tornare così indietro, però, mi sembrerebbe un po' strano. E qui abbiamo tanti frutti da prendere. Non vedo perché non prenderli. Così, velocemente. Ah, carote, aspettate, qui. Oh, ok, bene, allora ho avuto un'intuizione giusta. Posso prendere anche altre? Sì. Posso prendere un botto? Ok. Io le prendo tutte. Perché no, scusa? Ok, buono, buono, buono. Interessante che Coromon comunque ti... Cioè, ti faccia avere delle intuizioni, anche corrette, e appunto faccia sì che siano corrette queste intuizioni. Cioè, ti serve una carota, dov'è che hai visto la gente che coltivava Villa Fieno? Arrivi qui e prendi le carote. Giusto così. Possiamo prendere anche la lattuga, vediamo. O le zucche di sotto. Viene a essere una cosa peculiare delle carote, oppure possiamo prendere anche queste. No, infatti queste non possiamo prenderle. Per l'appunto. Ora abbiamo i funghi e la carota. Ci serve di catturare un altro blobby. Ci serve di catturare un altro blobby per la missione. Che si trova? No, perché sono entrato qui? Questa è la casa di Perrin. Quella del teletrasporto è più in qua. Ok. Ora perlomeno due missioni su due, cioè due missioni le abbiamo fatte. Torniamo a Vlamma e prendiamo Blobby. Sì, che Blobby sarebbe qui in realtà. Dovrebbe essere lui, tipo, questo qui. No, aspetta, l'abbiamo catturato, quindi è questo, Blobby. Vai, andiamo lì. Dobbiamo prendere un altro, semplicemente dobbiamo prenderne un altro. Quindi cerchiamolo. E dovremmo essere in grado di attaccarlo senza ucciderlo con Volcanon. Quindi prendiamolo. Catturiamolo. Ok, si possono già trovare qui. Speriamo che esca subito. Ho un buzzer, esce. Ok. Questo buzzer si prenderà una valanga di pietre nel muso, che è super efficace, però non penso muoia. No, invece muore, perfetto. Comunque 2400 punti, 2500 quasi. E cerchiamo Blobby. Con calma, cerchiamolo. Quasi quasi, ragazzi, taglio e ci rincontriamo qui appena l'abbiamo trovato. Infatti, tagliamo. Eccolo qui, trovato mentre stavo bevendo un po' di acqua. E che attacco potremmo fargli? La scottatura ha effetto sul Coromon tipo fuoco? Sì. No, ok, immune. Mi sembrava strano, infatti. Allora. Beh, penso che comunque possa essere shottato una tempesta di fuoco di Volcadon. Quindi mettiamo magari qualcuno che possa fargli poco danno. Beraris con Valanga magari non lo uccide. Però mettiamo Rhinobuzz un attimo. E proviamo a paralizzarlo. Mina vagante. Ok, mi ha scottato, infame. Vai, taser. Paralizzato, buono. Esplosioni infuocate. Oggetti, proviamo a catturarlo, vai. Spinner argentato, subito così. E vediamo se riusciamo a prenderlo al primo colpo. Esce. Ok, già tra l'altro ci
Ci fa danno per la scottatura. Proviamo uno spinner normale così. Vediamo cosa fa. Se esce subito oppure no. Ah, l'ho trovato. Buono. Diamo un'occhiata adesso a Mario, giusto per vedere. 15 comunque, non male. E vabbè, solite cose. Termosifone anche lui come passiva. Ok, lo tengo ovviamente. Vuoi dare un soprannome? No. Lo inviamo al deposito. Ok. Ho preso una miseria di punti esperienza, ma che tagli. E possiamo uscire dalla miniera. O meglio, dal Monte Muspel. Stiamo di nuovo qui a Vlamma. Ed ora possiamo teletrasportarci ad Ahavi. L'unico che ci mancano Cry Beast da catturare e l'evoluzione di dove che si chiamava? Come si chiamava? Non mi ricordo come si chiamava. Ok, diamo una curata ai nostri Cormon, prima di tutto. E poi andiamo a completare queste tre missioni che abbiamo completato. Poi bisogna vedere quel Goranson là cosa voleva di preciso, perché è un po' casino quel tipo, perché non ho capito cosa bisogna fare. Allora, prendiamo lui oppure l'altro. Ah, l'altro è potente, è vero, giusto, quindi ovviamente lui. Scambia. Lasciamo giù per il momento Ukaflow. E andiamo a scambiarlo. Per un cappotto. E eccoci qui. Ho il Blobby. Tutto tuo. Adesso starai al calduccio, io starò al calduccio e tu te ne vai senza aver speso nemmeno un soldo. Alla fine tutto si risolve, vedi? È stato un piacere fare affari con te. Sì, vabbè. Stronzo. Allora. Conquiste. Vai. Facciamo questa cosa anche se non serve più a niente. E volevo mettermi invece il cappotto. L'abbiamo preso, perché non metterlo? Cappotto caldo, abilita. Ecco qua. Carino, no? Eccoci qui. Allora, andiamo poi a dare la carota. E i funghi. Vai. Cosa li hai trovati? Ci hai salvati. Funghi piccante. Taglia bene, gira bene. Sì, ecco. Ora le mie papille gustative sono in estasi. Perfetto. Ecco, prova ad assaggiarlo di nuovo. Questa volta gli è piaciuto. Oddio. È troppo speziato. Forse per un estraneo. Di sicuro la mia gente lo adorerà. Devo solo dare qualche ultimo ritocco e poi sarà pronta per essere servita. Grazie ancora per l'aiuto. Abbiamo il cappello da chef. Ok, bello. Tu? Non ci credo, mi hai preso una carota. Ne ho preso tipo 30 di carote. Sei davvero il migliore. No, hai rimosso carota per 20. Gli ho dato 20 carote, scusami. Ora gli adulti mi rispetteranno per davvero. Credo di aver aiutato tutti qui. Ora dovrei tornare da Greta per far cominciare il festival. Perfetto, quindi non devo aiutare il Goranson là. Creta sei tu, giusto? Sì. Oh, sembra che siano tutti pronti. Cominciamo allora. Spero che tu abbia molta fame, Glacial. Che il festival abbia inizio. Sarà di notte? Sì, sarebbe di notte perché vedo le luci accese. E poi sono stato sbattuto nei sotterranei del palazzo, ma un mio contatto interno, Mahmood, mi ha fatto scappare. Oh, Glacial, quante emozionanti avventure hai avuto. Ti invidio. Guarda, penso che lo spettacolo stia per iniziare. Gente di Alavi, unitevi a noi, tutti assieme, grandi e piccini. Lo spettacolo sul ghiaccio sta per iniziare. Ok, vediamolo. Benvenuti al nostro spettacolo. Eseguiremo delle acrobazie mozzafiato solo per voi. Wow, qualcun altro ha sentito quella scossa? Oh, guardate il ghiaccio, andate via di lì subito. Oddio. Anche questo era inaspettato. Pensavo ci sarebbe stata la festicciola normale e basta. Uomini, proteggete donne e bambini. Queste strane pietre stanno spuntando all'improvviso per tutta la città. Una di queste ha persino sfondato la mia finestra. Cosa sono questi? Mammina, mammina, aiuto, aiuto, stanno per attaccarmi. Rachel, sei l'unico che ha dei Cormon con sé. Vai, salva il piccolo Torbjorn. Mannaggia al cavolo, ho lasciato giù Ukaclaw.
Arcta, Arcturus e altri Arta. Ecco come si chiamavano. Questi però sono quelli che hanno il tipo. Infatti. Cavolo, ha lasciato giù Wukaclaw. Usiamo comunque Tempesta di Fuoco. Cerchiamo di eliminare uno ad uno, eh. Dobbiamo prima eliminarne uno e poi gli altri. Ok, non è molto efficace. Raggio di mutilazione. Cosa fa esattamente? Fa male. E la velocità diminuisce di molto. L'altro Arcta usa ancora raggio di mutilazione, va bene. E Arcturus cosa usa? Cannone di vetro. Ok. Questo è malissimo. Questo è davvero malissimo. Ok, cannone di vetro. Altro cannone di vetro. Raggio cristallino. Questo fa male. Questo farà male. Attacco speciale più 2. Per fortuna non è molto efficace. E lui dovrebbe lasciarci perlomeno. Ok, fuori uno. E livello 51 per Volcadon, che non è male. Poi usiamo di nuovo Tempesta di Fuoco direttamente sull'altro Arcta. Lui usa ancora cannone di vetro. Ok. Raggio cristallino, vediamo se lo reggiamo. Però lui ha usato due cannoni di vetro, se non sbaglio. Ok, l'abbiamo retto per fortuna. Tempesta di fuoco dovrebbe fargli molto male ora che hanno tirato giù così tanto la difesa speciale. Infatti. L'abbiamo pure scottato, che culo. Muore? Ok, questo è culo. Questo è davvero culo. Buono. Vai. Tempesta di fuoco. Raggio di mutilazione. Mi va bene. Mi va bene. Tanto tipo la difesa speciale è droppatissima a lui. Possiamo andare tipo Cliptor, che è veloce. Voglio vedere quanto gli è droppata la difesa speciale. Lì due. Tipo potere lunare. Ah, lì è pure fare un pisolino. Vabbè. Questo dovrebbe fargli molto male. Appunto, shottato. E non era nemmeno molto efficace. Buono così. Cos'erano quelli? Cosa sono questi cristalli? Non ho mai visto niente di simile. Deve essere a causa di quell'entità sulle montagne. Come l'ha chiamato? Titano? Sì, ma i titani non farebbero una cosa del genere. Potrebbe essere. No. Sono arrivato troppo tardi? E sono probabilmente i buboniani. Che stai farfugliando, Glacial? Oh, niente. Andiamo subito alla monta sulla montagna. Penso che sia il miglior punto di partenza. Sì, hai ragione, Glacial. Dobbiamo neutralizzare questa minaccia. Tu col tuo Coromon, io con la mia spada. Non penso serva molto la spada, sinceramente. Ecco fatto. Andiamo a nord. È laggiù che si trova la montagna. Andiamo, andiamo subito. Andiamo però prima anche a curarci un attimo. E infatti, guarda, hanno distrutto il centro. Ok, da dentro non si vede però. Sì, curiamoci. Perfetto. E riprendiamoci il nostro Wukaclaw. Eccolo qui. Si libera col cavolo. Ritira. Perfetto. Ok, quindi possiamo dirigerci direttamente alla montagna. Abbiamo ancora un po' di tempo. Direi di farlo. Andare su verso la montagna. Eccoci qui. Oh, questi erano. Sono nuovi. Settimane di prove. Diete ferre. Tutto buttato via al vento. Dai, Liv, non piangere. Stai sciogliendo tutta la neve. Ok, stesso dialogo. Va bene, si va. Quindi si va. Picco gelo. Esattamente. E infatti non c'è più il tipo che blocca la strada qui. Allora, qui sopra abbiamo uno strumento. Ecco fatto. Coupon 50%, niente male. Ci saranno allenatori qui? C'è uno strumento nascosto da qualche parte che è lì sopra, va bene. Qui? Niente. Ok, direi di fermarci proprio qui prima di questa erba alta, perché così almeno nella prossima parte esploriamo per bene tutto il piccogelo e forse, se non si tratta di un dungeon troppo lungo, arriveremo a battere direttamente il boss, il titano di ghiaccio, che non so ancora come possa chiamarsi.
Detto ciò, quindi, io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi invito a lasciare un bel mi piace se avete gradito il video, a commentare e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto, al prossimo video!